Ormai erano fin troppo evidenti i disservizi registrati negli ultimi giorni per il mancato ritiro di rifiuti. Dopo le proteste del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, vista la situazione di disagio che si è registrata in Val di Chiana, questi scatti ad esempio si riferiscono a Cortona e Camucia, anche il sindaco di Monte San Savino protesta, sia per il fatto che sono stati lasciati a casa anche quattro lavoratori residenti nel comune di Monte San Savino, sia per la gestione del servizio che ha visto negli ultimi giorni il mancato ritiro dei rifiuti. Anche nel comune di Arezzo, come denuncia la consigliera Mary Cornacchia, da 2 giorni la situazione di abbandono rifiuti e mancato ritiro è palese, con sacchi e rifiuti a terra, soprattutto in zona cimitero e viale Santa Margherita. A Stoppe d'Arca da una settimana non viene effettuato lo svuotamento dei cassonetti. Intanto arriva il pesante intervento di Ato Toscana Sud, che intima SAI Toscana il regolare ripristino del servizio. È stato chiesto, si legge in una nota, al gestore SAI Toscana di trasmettere urgentemente una rappresentazione puntuale delle iniziative adottate per garantire un pronto ritorno ad adeguati livelli di prestazione del servizio, visto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti non può essere oggetto di interruzione o sospensione. Il doveroso intervento dell'autorità nel suo ruolo di controllore è stato originato dalle segnalazioni pervenute da molte amministrazioni comunali. Le segnalazioni pervenute riguardano principalmente servizi di carattere domiciliare, dove il raggiungimento di un efficiente servizio richiede che il personale preposto a più diretto contatto con l'utenza sia adibito all'incarico con continuità e stabilità nel tempo. Si è pertanto appresa con preoccupazione la scelta del gestore, prosegue Lato, adottata senza una preventiva informativa all'autorità e alle amministrazioni comunali di un massiccio ricorso a forme di reclutamento straordinarie e temporanee, quali il lavoro interinale, anche per servizi ordinari a diretto contatto con la cittadinanza e con assoluta esigenza di continuità.